Benvenuti sullo strano canale. Un filmato di videosorveglianza mostra una ragazza che sembra avere paura di qualcuno. E qui comincia il mistero della scomparsa di Emma Filippov. Emma Filippov, 26 anni. Il 28 novembre 2012 si trova a Victoria, in Canada. Una serie di strani eventi, che finiscono sotto gli occhi di alcune videocamere di sorveglianza, la rendono la protagonista di questa storia. Nata il 6 gennaio 1986 a Perth, in Ontario, Emma diventa una cuoca professionista e si trasferisce a Victoria, dove trova lavoro presso il Red Fish Blue Fish, un popolare takeaway della città. È un lavoro stagionale che per lei finisce il 31 ottobre 2012. Per lei è stata un'esperienza lavorativa molto positiva e i datori di lavoro sono soddisfatti di lei, quindi da entrambe le parti c'è la promessa di riprendere in primavera. La ragazza si prepara a tornare in Ontario in aereo e il 1 novembre noleggia un carro attrezzi con relativo autista perché porti la sua auto, una Mazda rossa che ha utilizzato per spostarsi in città, in un parcheggio sorvegliato. Sebbene il lavoro le facesse guadagnare abbastanza denaro da affittare un monolocale, fino a quel momento ha scelto di dormire in un ricovero per donne senza tetto. Il 23 novembre le videocamere del centro sportivo YMCA di Victoria riprendono Emma che entra nella struttura. Ne esce poco dopo e quindi rientra per poi uscire di nuovo. Lo fa numerose volte. Si ha l'impressione che sia una strategia per evitare qualcuno che si trova all'esterno, o così si ipotizzerà in seguito. Ad ogni modo, è un comportamento singolare, visto che lei non pratica alcuna attività sportiva, non si ferma a parlare con nessun impiegato e non ha amicizie all'interno. Nel suo diario, che verrà analizzato in seguito, racconta della sua vita a Victoria, senza mai menzionare eventuali stalker o persone che le danno fastidio. Ci sono alcune frasi che potrebbero far pensare che fosse depressa e la telefonata fatta alla madre Shelley nei giorni precedenti il 28 novembre rafforza questa idea. Durante la chiamata, Emma dà l'impressione di essere giù di morale, stanca, ansiosa di tornare a casa dai genitori. Quando la figlia la chiama per l'ultima volta, Shelley scopre che per tutto il tempo la ragazza ha dormito presso un ricovero per indigenti. Preoccupata, Shelley si prepara a prendere il primo volo per Victoria, ma Emma, oltre a chiederle di non farlo, aggiunge qualcosa che le rimarrà impresso per sempre. «Non so proprio come potrei affrontarvi», dice Emma. Che cosa significa quella frase? Si è forse cacciata in qualche guaio che reputa irrisolvibile? Dalle successive indagini si vedrà la ragazza apparire in un altro filmato delle videocamere di sorveglianza di un 7-Eleven, il 28 novembre. Il suo acquisto riguarda una carta di credito prepagata per $200. Dopo qualche tempo rientra per comprare un cellulare prepagato. Stavolta, prima di uscire, esita davanti alla porta del negozio. Guarda fuori con attenzione, rimane ferma ad aspettare. Nel parcheggio deve esserci qualcuno che la segue o che lei non vuole incontrare. Una volta all'esterno, prende un taxi e chiede di essere portata all'aeroporto, ma non ci arriverà mai. Di lì a breve asserisce di voler scendere perché non ha abbastanza denaro. Ha appena caricato una nuova carta con $200 e dice di essere senza soldi. Alquanto strano. Tra le 7 e le 8 di sera, alcuni passanti la vedono davanti all'Empress Hotel. Un ragazzo che la conosce di vista per essere stato molte volte al Red Fish Blue Fish dice che Emma era ferma nei pressi delle strisce pedonali e pareva timorosa di attraversare. Le ho chiesto se stesse bene e lei mi ha risposto di sì, asserisce il testimone. Ma era chiaro che fosse angosciata mentre continuava a guardare in tutte le direzioni, come per cercare qualcuno tra i passanti. Così ho deciso di avvisare la polizia riguardo questa ragazza che andava avanti e indietro davanti all'hotel e che sembrava confusa. La polizia arriva e parla con Emma per una buona mezz'ora. Lei risponde a tutte le domande in modo coerente, senza mai accennare al fatto che qualcuno la stia seguendo. Gli agenti non la reputano un pericolo per sé o per gli altri e la lasciano andare. È l'ultimo avvistamento ufficiale.
Shelley, la madre, arriva al rifugio per donne alle 11 di sera. Le dicono che Emma l'ha lasciato alle 6 e non ha fatto più ritorno. Qui comincia il mistero della scomparsa di Emma Filipov. La relativa denuncia che ne fa Shelley è il punto di partenza per un'indagine che finirà per arenarsi e diventare l'ennesimo cold case. La Mazda rossa viene trovata al parcheggio della città. Nel bagagliaio ci sono tutti i suoi oggetti personali. Il telefono prepagato non è mai stato attivato. La carta prepagata, da lei mai utilizzata, viene in seguito ritrovata a Colwood, a circa 14 km da Victoria. Un ragazzo la raccoglie per strada e la usa per fare un acquisto, attirando subito l'attenzione delle autorità che attendevano qualche movimento in merito. L'uomo che ha visto Emma davanti all'hotel e ha chiamato il 911 viene depennato dalla lista dei sospetti. È solo un ragazzo che ha cercato di aiutarla. Le domande cadono sulla vicenda come una pioggia senza fine. Perché Emma aveva scelto di soggiornare in un ricovero per senza tetto quando aveva uno stipendio? Perché incaricare l'autista di un carro attrezzi di portare l'auto fino al parcheggio quando avrebbe potuto farlo lei stessa? Perché ha comprato un cellulare usa e getta? A cosa le servivano i $200 caricati sulla prepagata? A cosa era dovuto l'atteggiamento guardingo registrato dalle videocamere del centro sportivo e del 7-Eleven? E che dire dell'ultima frase che Emma dice a sua madre? Non so proprio come potrei affrontarvi. Capirne il significato equivarrebbe forse a svelare questo mistero? Com'è possibile che una ragazza giudiziosa e perfettamente in grado di cavarsela da sola lontano da casa abbia perso all'improvviso la capacità di ragionare in modo sensato? È giusto pensare a un improvviso esaurimento nervoso? I timori che qualcuno la stesse seguendo erano reali o frutto della sua immaginazione? Un fatto molto importante deve essere aggiunto a questa storia. Quando Emma abitava ancora con i genitori, c'era un ragazzo che aveva sviluppato un interesse morboso per lei. Il padre di Emma gli aveva intimato di starle alla larga o lo avrebbe denunciato per stalking. E questo soggetto inquietante che fa? Appena Emma parte per Victoria, si trasferisce anche lui in quella città. Per essere una coincidenza, è piuttosto strana. Intervistato da un giornalista, l'uomo risponde che si tratta proprio di questo, un'incredibile coincidenza. Messo sotto torchio dalla polizia, che analizza ogni sua singola mossa dopo il trasferimento a Victoria, viene anch'egli depennato dalla lista dei sospettati. Nonostante i controlli accurati sulla sua persona, nella mente dell'opinione pubblica resta l'indiziato numero uno. Comprensibile. Nel 2014, il proprietario di un negozio di Vancouver chiama la polizia per raccontare un fatto singolare accaduto poche ore prima. Un uomo è entrato e ha strappato via il volantino con le foto di Emma che i genitori e la polizia hanno diffuso in tutto il Canada per segnalarne la scomparsa. L'uomo ha detto che Emma non è affatto scomparsa, è la sua ragazza ed è scappata di casa perché odiava i genitori. Sulle prime il proprietario del negozio ha pensato che stesse scherzando, ma poi, nel dubbio, ha deciso di riportare l'episodio alle autorità. Lo sconosciuto, ripreso dalle videocamere di sorveglianza, è rimasto tale. Una nuova sequela di domande senza risposta va ad aggiungersi alle altre. Fino al 2018 regna il silenzio, interrotto all'improvviso dalla testimonianza di un uomo che afferma di aver visto Emma il giorno dopo la scomparsa ufficiale, ovvero il 29 ottobre 2012. L'ha vista saltare su e giù dal marciapiede di una strada di Langford, impaurita e confusa. Pensando di poterla aiutare ad arrivare in un posto più sicuro, si è fermato per darle un passaggio e l'ha poi lasciata a Colwood, dove lei ha affermato di avere degli amici. È proprio la città dove è stata ritrovata la sua carta prepagata. Negli ultimi anni è saltata fuori dal web un'immagine scattata da un fotografo intento a immortalare i senzatetto di Vancouver per denunciare questa piaga sociale. La foto è del 2014, 2 anni dopo la scomparsa di Emma. La ragazza ritratta, seppur trasandata e sciupata, è abbastanza somigliante, ma non potendo rintracciare la persona in questione, è impossibile dire un sì o un no definitivi. Shelley, la madre di Emma, non è sicura che si tratti di sua figlia.
Bisogna pensare che 2 anni di vita sulla strada potrebbero averle segnato il viso in modo marcato e averla quindi resa poco riconoscibile. Il punto di domanda resta. Qui si conclude la storia della scomparsa di Emma Filipov, arrivata dall'Ontario per vivere in una città dal nome incoraggiante, Victoria. Peccato che nella realtà la sconfitta abbia invece prevalso su tutto e abbia fatto finire il suo nome nella lunga, drammaticamente lunga, lista delle persone scomparse. Questo era il video di oggi. Grazie mille per averlo guardato. Alla prossima!